Buongiorno a tutti, sono Umberto Camellin, specializzando dell'Università degli Studi di Messina, del professor Aragona. Quest'anno all'AICER portiamo una relazione in particolare molto interessante, inerente, molto attuale anche, inerente alle lenti multifocali EDOF, in particolare il ruolo della pupillometria. Noi sappiamo che la pupilla in realtà è tendenzialmente decentrata supranasalmente. Quando questa pupilla poi si dilata, crea dei problemi. Perché? Perché tende a dilatarsi in senso temporale, e in più, se noi consideriamo, quando impiantiamo le lenti, che queste lenti tendono a scendere, tendono a decentrarsi inferiormente di circa 0,2 mm, ecco che possiamo avere dei problemi nel momento in cui ci approcciamo a delle lenti multifocali, in particolare lenti che possono sfruttare l'aberrazione sferica, appunto le EDOF, che chiaramente decentrandosi possono dare delle aberrazioni di alto ordine, quindi aberrazioni di coma. Il problema però non è solo quello, perché anche se impiantiamo una monofocale possiamo avere dei problemi, perché Holliday ce l'ha insegnato molto bene con tutti i suoi studi sulle disfotopsie, in cui il bordo della lente può creare effettivamente disfotopsie positive e negative. Quindi è importante anche nelle monofocali eventualmente ragionare e studiare la pupilla preoperatoria e quella postoperatoria. Mi spiego meglio: nel nostro studio è stato visto che la pupilla postoperatoria, in realtà, in particolare quella scotopica, tende a ridursi, e questo per noi è un vantaggio, perché più la pupilla è stretta, più aumenta la profondità di fuoco e sfruttiamo al meglio le potenzialità di una lente multifocale. Il problema della lente multifocale, in particolare EDOF, è che l'MTF, quindi la sensibilità al contrasto di queste lenti, tende a modificarsi a seconda di come la pupilla. Quindi noi siamo abituati a studiare la pupilla preoperatoria, ipotizzando che quella postoperatoria sia uguale. Nel nostro campione, un campione di 169 occhi, è risultato che in realtà questa pupilla tende a ridursi. Non erano cataratte complicate, erano tutti soggetti, insomma, che hanno subito un intervento senza complicanze. Quindi la cosa interessante è che, nonostante il piano irideo si allontani dall'apice corneale dopo un intervento di cataratta, la pupilla tende ad essere più stretta, e quindi noi dobbiamo iniziare a relazionare la pupilla preoperatoria, ipotizzare quale sarà la grandezza sia scotopica che fotopica della pupilla postoperatoria, ed eventualmente ipotizzare in casi particolari di utilizzare delle lenti con un diametro ottico superiore ai 6 mm, perché nel nostro studio è risultato che una certa percentuale di pazienti non possono subire un impianto di una lente da 6 mm, perché altrimenti pena disfotopsie o, in caso di lenti multifocali, anche aberrazioni di alto ordine. Ecco che quindi con la collaborazione con la Soleco, quindi una ditta italiana che va molto incontro alle esigenze degli oculisti, abbiamo sviluppato appunto questa lente da 7 mm, che ha il vantaggio, sia che sia monofocale sia che sia multifocale, di limitare eventuali problematiche legate al decentramento. È chiaro, questo è uno studio preliminare, dovremo fare studi molto più approfonditi con una popolazione più ampia, però io credo che il futuro di queste lenti sia proprio la customizzazione, non soltanto in termini di lo studio biometrico di questi pazienti, ma è molto importante quindi lo studio della pupilla, ed eventualmente ipotizzare di impiantare lenti da 7 mm EDOF anche in pazienti che hanno anche pupille più strette, perché comunque può esserci un decentramento della lente.